Si chiama Julius Kipgeti Rono, è un giovane keniano e ha vinto domenica la mezza maratona di Roma, che si è svolta con il patrocinio dell'UNESCO nel centro della città attraverso i luoghi principali della sua storia incantevole. Alla partenza da Piazza del Popolo si sono presentati più di 4.000 corridori runner che sono provenienti da ben 53 paesi diversi. È stata una gara davvero bella per appunto l'uomo in questione, ma anche per gli altri e per il percorso che è durato anche in notturna. Non è facile correre la notte anche perché la stanchezza può eventualmente farsi sentire, ma comunque è stata una bella mezza maratona. L'uomo avrebbe detto: spero di ritornare il prossimo anno e vincere di nuovo, anche perché ho trovato un calore incredibile lungo il percorso durante, appunto, lungo il percorso da parte del pubblico. Voglio quindi complimentarmi con l'uomo keniano in questione che ha vinto la mezza maratona di Roma, capitale d'Italia. Al secondo posto vi ricordo che si è posizionato il buon Antonello Landi, potenza picena, in 1 ora e 11.21. Al terzo posto, quindi medaglia di bronzo, della Fiamme Azzurre, il buon Angelo Iannelli, in 1 ora 11.28. Il vincitore invece ha fatto 1 ora e 09 totale. Bene, complimenti dunque a lui perché ha vinto questo ragazzo keniano, questa mezza maratona di Roma. Ci sono state, diciamo così, delle situazioni non proprio piacevoli per quanto riguarda il traffico, secondo la mia opinione personale. Grazie a tutti per l'ascolto, grazie a tutti per la visione. Iscrivetevi se volete, commentate, un cordiale saluto ed al prossimo video da Narratore Italiano.